mercato contadino è il luogo dove si sta bene, dove ogni sabato ci sono proposte, animazioni. Oggi presentiamo gli spaventapasseri, che sono il simbolo più importante della civiltà contadina. Ormai non ci sono più papaveri, ma però gli spaventapasseri rimangono e ci accompagnano in questa giornata di festa. Gli spaventapasseri svolgono un ruolo anche socievole, di accoglienza, ed è per questo che stamattina, come ogni anno, ogni agricoltore, ogni contadino ha costruito questa proposta. La sua creatività, anche dal punto di vista artistico, si esprime attraverso queste figure fantastiche delle nostre campagne. Stamattina poi si vota lo spaventapasseri più bello, e siamo ancora incerti se lo spaventapasseri più bello sia quello più brutto, o quello che deve far più paura, o quello più bello. Vedremo un attimo come andrà questa gara fra i vari spaventapasseri. Cooperativa Ippogrifo si occupa di salute mentale e da quest'anno ha organizzato laboratori di agricoltura sociale con l'azienda agricola Cencio Molle. Tutte le settimane gli ospiti delle comunità si ritrovano in azienda agricola e si contaminano e creano relazioni insieme all'azienda e alla gente che lavora e partecipa alla vendita. Abbiamo preparato il nostro spaventapasseri per rappresentare le due realtà. Sabato prossimo avremo una nuova proposta. Sarà eletto il miglior contadino dell'anno, cioè quel contadino che è più simpatico, è più accogliente, che sa dare più informazioni, che riesce in qualche modo a far sentire a casa propria i nostri ospiti, i nostri clienti.